Ciao, mi chiamo Antonio Rossi, ci troviamo a Ghisalba, in provincia di Bergamo, nella mia officina, autoriparazione Antonio Rossi. Non sono nato gommista, mio padre non faceva il meccanico, non faceva il gommista, faceva tutt'altro. Ho aperto l'attività nel gennaio 1996 e io ho sempre fatto l'autoriparatore. Appunto nel 96 mi sono lanciato in questa nuova avventura solitaria e a distanza di 20 anni devo ritenermi soddisfatto per come si è evolto il lavoro, le attrezzature che ho acquistato, i collaboratori che mi hanno supportato e devo dire di aver raccolto degli ottimi frutti, soprattutto negli ultimi anni dove ho puntato particolarmente nel reparto gomme. Con l'ultima tecnologia della Remo per quanto riguarda convergenza e l'ultima generazione di bilanciatrici, devo dire che ho elevato la soddisfazione nel lavoro, nel lavorare. Mi raccontavi prima l'aneddoto del messaggio che hai mandato a Gino quando sì. Hai provato l'highlight per la prima volta. Cioè no, ce l'avevi da una settimana, 10 giorni. Abbiamo cominciato a lavorare con l'highlight, dopo 2 o 3 giorni il lavoro si velocizzava. Le gomme in bilanciatura non si faceva più la coda, non si accodavano più, il che una sera, soddisfatto di questa bilanciatrice, ho mandato un messaggio a Gino ringraziando lui, tutti i suoi collaboratori, tutti i tecnici, tutti gli ingegneri, perché avevano creato proprio la Ferrari della situazione. Sì. Fa piacere, riporterò anche la tua soddisfazione, no, mi fa piacere. Poi mi dicevi anche del sollevatore ruota. Che sollevatore ruota è velocissimo, preciso e alla fine della giornata la schiena è contenta. Allora, oggi noi forniamo un servizio di autoriparazione, di elettrauto, servizio completo di gomme. Abbiamo anche il soccorso stradale per intervenire in caso di guasto o incidenti. Abbiamo un centro revisioni per auto e moto. E niente, direi che di roba ne abbiamo fatta, esatto. Ne abbiamo messa. Mi dicevi prima della fiera di Bologna che vieni, ti piace guardare, sì. Ti piace osservare, ti piace confrontare. E quindi i tuoi acquisti bene o male alla fine passano di lì? Sì, i miei acquisti bene o male sono sempre stati fatti dopo la fiera di Bologna. E infatti mi diceva Gino, l'importante è che riesco a portarlo a Bologna e lui sì. Non ci vuol venire, mi raccontava anche lo scorso anno, cioè, no vieni, ma non che non mi serve niente. E lui sa che io in fiera difficilmente compro, devo sempre avere il mio tempo per pensarci, per approfondire, valutare, per poi fare la scelta giusta. E devo dire che negli ultimi 20 anni il pensare, lo scegliere ha portato comunque ad acquistare i prodotti giusti per la mia attività. È stato un percorso. Quindi. Sicuramente, l'esperienza insegna. Sono più di 20 anni, ormai dall'inizio degli anni 90, che tutti gli anni, cioè quando fanno la fiera a Bologna, noi ci andiamo, dedichiamo una giornata intera, giustamente ci guardiamo intorno, andiamo a trovare i nostri fornitori, vediamo le novità e poi se ci scappa acquistiamo. Se proprio non si può farne a meno. Ma mi diceva che avevi un Master 24, sì. Il primo Master. Il Master 24 è stata la prima attrezzatura che mi ha fatto entrare nel mondo Corgi. Okay. Quindi parliamo del 2003, 2002. Sì, 2002-2003 e lì poi è cominciata l'escalation, questa grande scalata in questa famiglia. Che devo dire ha sempre prodotto attrezzature all'avanguardia, che mi hanno sempre dato sempre più di soddisfazioni col passare degli anni. Quando hai visto il Master la prima volta? Me ne sono innamorato. E l'hai visto in fiera? Sì. Lavorare con la sicurezza di non creare danno a un cerchio in lega è stata il mio primo pensiero. Anche perché erano gli anni in cui le macchine cominciavano a nascere con i cerchi in lega, con l'aumentare delle dimensioni dei cerchi in lega, esatto. Portare comunque anche uno sforzo fisico sempre maggiore. Per cui non guardare più il tempo della sostituzione, ma la qualità del lavoro nella sostituzione.
Questo è un concetto che sposo completamente, è vero, perché la gara delle volte che si fa su 10 secondi, 20 secondi, 5 secondi in meno, alla fine della giornata il numero delle auto... Se righi un bel cerchio in lega, quei 20 secondi, sai quanto li rimpiangi? Quanto li rimpiangi, sì, perché poi entri nei costi e finisci di guadagnare. Dopo il Master 24... Sei passato a Remo, c'è stato il primo passaggio al Master Code. Allora, primo passaggio Master Code, poi sono passato a Remo e poi alla Elite. Sei entrato, diciamo, in una spirale di attrezzatura tecnologicamente all'avanguardia, quindi di alta gamma, e dicevi che tornare indietro è impossibile. Sì, appunto, io stavo dicendo che quando ho conosciuto il mondo corghi, sono entrato nel mondo corghi, ho conosciuto un mondo che faceva la differenza nel modo di lavorare. E l'Highlight invece l'hai vista in fiera, quindi uguale. L'Highlight sì, l'ho vista in fiera, l'ho vista lavorare in fiera, l'ho fotografata, l'ho messa a fuoco, l'ho fatta lavorare. Con grande soddisfazione sono tornato a casa e a distanza di una settimana mi sono detto quella macchina devo averla in officina. Un'officina come la mia, con il remo, con il Master Code, deve avere una bilanciatrice all'altezza. Bravo, son d'accordo. Il tuo cliente, l'automobilista che entra, cioè ad esempio l'impatto con il remo, qualcuno si accorge che non attacchi griffe, si accorge quindi che non attacchi niente all'auto, vede questi robotini che vanno avanti e indietro, cioè qualcuno anche solo per curiosità ti chiede? Allora, rimangono molto incuriositi e si dicono non l'ho mai visto, è la prima volta che lo vedo lavorare e suppongono che sia preciso, è molto preciso, non abbiamo più i giochi di accoppiamento, ma una lettura in 3D, abbiamo una precisione innata. È un valore aggiunto per l'automobilista? Sì, è sicuramente un valore aggiunto, sì. Soprattutto anche macchine importanti, con cerchi magari un po' particolari, un po' delicati. Vedendo che la convergenza viene fatta senza attaccarsi sul cerchio, senza rischio di rovinare il cerchio, è sicuramente un bel biglietto da visita. Allora, quasi tutte le macchine passano sul remo, in base anche alle esigenze del cliente. Sicuramente non perdiamo le convergenze nel momento in cui c'è il cambio gomme stagionale. Vuoi la mole di lavoro, vuoi la fretta, il tempo. Se tu dici a un cliente ha bisogno della convergenza, ripassa quando sono più tranquillo, il cliente tu non lo vedi più. Esatto. Invece col remo, tu cambi le gomme, gli fai la convergenza. Ritorniamo sul mio modo di vedere, la macchina deve uscire da qui finita, non con una pezza. L'investimento è importante, ma la soddisfazione che ritorna è forse 10 volte più importante, no? Perché comunque lavori con passione, con orgoglio, e sei sicuro comunque di avere un risultato finale al top. È un po' come andare a mangiare al ristorante. Mangi al ristorante, spendi poco, esci, non sei contento. Se spendi 5 euro in più, mangi bene, sei contento, guardi quello che hai mangiato e non guardi quello che hai speso.